Ha coinvolto circa 150 bambini del primo circolo didattico Giovanni XXIII di Sciacca, il progetto di educazione stradale, che si è concluso questa mattina con una manifestazione in Piazza Angelo Scandaliato, trasformata per l'occasione in un percorso didattico con semafori, segnaletica verticale ed orizzontale, attraversamenti pedonali e percorsi ciclabili. Ultima giornata del progetto che giunge a conclusione di una serie di attività realizzate dalla Polizia Municipale di Sciacca. I bambini di questa età sembra strano, anche se hanno un'età limitata, nel senso che sono bambini di 7 anni, riescono ad apprendere molto spesso di più dei genitori o delle persone adulte, perché oltre ad avere una memoria eccezionale, hanno un interesse soprattutto per questo tipo di materie che li rende facilmente attratti, ecco. Che tipo di attività avete svolto con loro? Oggi è la giornata conclusiva. Sì, prima abbiamo avuto degli incontri a scuola dove abbiamo spiegato, abbiamo giocato in un certo senso, abbiamo, con le slide abbiamo spiegato un po' quello che è il regolamento della strada in maniera molto limitata, soprattutto per i pedoni e per i ciclisti. E quindi si è praticamente fatto vedere i segnali principali e qual è la nozione principale del regolamento proprio per il comportamento che bisogna tenere sulla strada. Ho imparato che si deve attraversare la strada con le strisce pedonali e si deve rispettare il semaforo. Quando c'è la macchina deve fare passare prima a te, perché la precedenza ai pedoni. Quando invece non ci sono le strisce pedonali, devi dare la precedenza alle macchine. È stato bello partecipare a questo progetto, cosa ti è piaciuto in particolare? Mi è piaciuto in particolare quando c'era il semaforo. Ho imparato tante cose sui cartelli stradali e sulle regole. E anche come si attraversa la strada? Sì. Come si attraversa la strada in sicurezza? Guardando sempre a destra e a sinistra per vedere se passano macchine, si cammina sempre sulle strisce pedonali e se non ci sono le strisce pedonali devi passare lo stesso, ma devi guardare sempre a destra e a sinistra. Cosa ti è piaciuto in particolare di questo progetto? Mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto tutto, non c'è stata una cosa che mi è piaciuta in particolare. E cosa hai imparato? Che si attraversa nelle strisce pedonali guardando a destra e a sinistra e che si devono rispettare i segnali stradali. Ho imparato tante cose, come si attraversa la strada, i segnali stradali e tante cose. Qual è stata la parte più divertente del progetto? E il semaforo, quando abbiamo fatto il semaforo e quando abbiamo fatto il percorso è stato molto bello. I ragazzi delle classi seconde del primo circolo didattico Giovanni XXIII hanno partecipato all'UDA di educazione civica che aveva come tema, che ha avuto come tema l'educazione stradale. Abbiamo usufruito della collaborazione fattiva della Polizia Municipale di Sciacca, è stato veramente un percorso interessante, fattivo, che ha coinvolto i bambini. Devo dire che si pongono anche come protagonisti attivi nelle famiglie. Questa è un'iniziativa che la Polizia Municipale fa praticamente ogni anno ed è molto importante per questi bambini per capire appunto i segnali stradali, capire come comportarsi sia da pedoni in questo momento e sia eventualmente in futuro anche da guidatori, sia di motocicli che poi successivamente anche di auto. Al termine della manifestazione, a tutti i bambini che hanno partecipato al progetto di educazione stradale è stata consegnata la patente del buon pedone e del buon ciclista.